Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Inizio con una citazione, questa illustrazione del nuovo regolamento per gli impianti. Silenzio in aula, per favore. La soluzione si trascina. Il problema, una volta posto, deve essere risoluto. Urge, non si può tardare oltre ad affrontare la questione. Chi legga queste e similianti sentenze pensa perché il Governo, perché il Parlamento, perché il Ministro competente tardano tanto. Codesti frettolosi non riflettono. È questo davvero non uno dei tanti, ma il problema. Perché è così lungo l'elenco dei problemi urgenti e così corto quello degli scritti dei quali sia chiaramente chiarito il contenuto di essi? Come si può deliberare senza conoscere? E questo è Luigi Einaudi nel 1964. E quindi appunto, prima di deliberare vorrei ripercorrere in 15-14 minuti che mi rimangono la storia della regolamentazione dell'impiantistica sportiva comunale per capire cosa ci ha portati oggi ad avere necessità dell'attuale regolamento. Questa storia inizia il 5 ottobre del 1982, dove si può, giorno in cui si può far, si può individuare il primo documento intitolato Regolamento delle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile comunale. Quindi era ottobre 82, l'Italia di Bearzot aveva appena vinto i mondiali di calcio e la Roma di Lidom e di Viola ancora doveva vincere lo scudetto. Nel frattempo il Comune di Roma avviava la sua prima grande opera di regolarizzazione. Nelle norme transitorie di quella norma, infatti, si prevedeva che gli occupanti senza titolo venissero regolarizzati, a condizione che le loro attività non siano in contrasto con l'utilizzazione che l'amministrazione intende dare al bene. E a questi anni risalgono i primi verbali di consegna degli impianti di cui si ha traccia. Il secondo documento importante è del 9 aprile 1986. A quell'epoca esplode il reattore nucleare di Chernobyl e Maradona segna il suo gol di mano all'Inghilterra, mentre Usain Bolt non era ancora nato e il consigliere Stefano non era ancora stato concepito. A quegli anni devono essere fatte risalire le prime proroghe o i primi affidamenti provvisori. Infatti al 1986 risale l'approvazione della deliberazione di giunta municipale numero 2535 recante affidamento ad enti vari della gestione provvisoria dell'attività dei servizi di custodia, guardiania e ordinaria manutenzione di complessi sportivi di proprietà comunale. In quegli anni cosa è successo? Che l'amministrazione era venuta in possesso di alcuni impianti sportivi realizzati in attuazione di interventi nel settore dell'edilizia sportiva e l'amministrazione, si legge nelle norme di prima attuazione, ritiene necessario che la loro designazione avvenga mediante l'espletamento di apposite procedure pubbliche, peraltro già allo studio nel 1986. È intendimento dell'amministrazione comunale portare a compimento tale procedure entro il 31 luglio 1987. E a questo punto dovrebbe suonare un messaggio, se fossimo su un treno, che direbbe: informiamo i gentili cittadini romani che i bandi viaggiano con 31 anni di ritardo. Infatti quegli affidamenti provvisori nel frattempo, per assicurare la continuità delle attività sportive, infatti, la Giunta delibera di affidare la gestione provvisoria degli stessi per un anno agli enti che li detengono con un canone ricognitivo di 100.000 lire annue. Di proroga in proroga si giunge fino alla metà degli anni 90, quindi proroga di un anno, poi di sei mesi, passa un decennio. E nel 1993 nasce la prima associazione di categoria dei gestori di impianti sportivi comunali, il COGISCO. Sul sito istituzionale del COGISCO si legge che appunto il COGISCO nasce nel 1993, per iniziativa di un gruppo di gestori di impianti sportivi comunali, allorquando la Giunta Rutelli decise di provvedere in modo organico alla regolamentazione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
fino a quel momento l'assegnazione degli impianti, man mano che erano stati costruiti, aveva un carattere di estrema provvisorietà. Ribadiscono anche loro, non si andava oltre i 6 mesi, un anno. Ci fu manifestato il convincimento che fosse necessario azzerare il pregresso e ripartire da capo, mortificando così il lavoro di chi per un decennio e senza nessuna garanzia si era impegnato a tenere in funzione strutture pubbliche in nome e per conto del Comune di Roma. Questo atteggiamento ci sembrava non rendere giustizia a noi che ci eravamo assunti la gestione degli impianti sportivi comunali. Dunque l'obiettivo appunto del Cogisco è quello di veder riconosciuto giustamente l'attività che hanno svolto per questi lunghi, lunghissimi anni in regime di provvisorietà, e si arriva quindi fino al 5 agosto 94 e 7 marzo 95, giorni nei quali vengono formalizzate le ultime proroghe che precedono il primo regolamento per gli impianti sportivi comunali. Nelle premesse di questo regolamento si legge che le precedenti scadenze furono fissate ritenendo che entro tali date potesse entrare in vigore il nuovo regolamento delle concessioni degli impianti sportivi di proprietà comunale, cosa che non avvenne. E dunque gli affidamenti in scadenza nel primo regolamento vengono ulteriormente prorogati. Arriviamo al 25 luglio del 95, quando Alberto Tomba vince la Coppa del Mondo di sci e Pantani vince le sue prime gare da professionista, mentre Schumacher non ha ancora vinto nemmeno un Gran Premio, un campionato del mondo con la Ferrari. E il consigliere Stefano forse ci giocava con le Ferrari a quel... Quindi 25 luglio 95, approvazione del regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Nelle premesse del regolamento si legge che appare opportuno ed equo introdurre una norma transitoria che, preso atto della particolare situazione attuale, consente ai concessionari di poter proseguire l'attività per altri 3 anni ed evitare squilibri o interruzioni nel servizio con conseguenze prevedibilmente negative sui posti di lavoro. Nella norma transitoria quindi si prevede che gli organismi interessati all'affidamento dell'impianto debbano far richiesta entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento, e la durata della concessione provvisoria sarà di 6 anni. Quindi in pratica all'interno dello stesso regolamento neanche il tempo di passare dalle premesse alle conclusioni, che i prolungamenti sono passati da 3 a 6 anni. Il 21 marzo del 97 viene approvata la deliberazione di giunta comunale numero 928-97 recante affidamento in concessione di impianti sportivi comunali per la durata di 6 anni. In sostanza tutti gli aventi diritto a chiedere la deroga prevista dal regolamento, quindi la deroga ai bandi, la deroga alle gare, presentarono la domanda. Alcuni di essi, non trovandosi nelle condizioni di poter rispettare quello che prevedeva il regolamento, ovvero che tutti fossero in regola con il pagamento dei canoni di concessione, chiedono la realizzazione dei pagamenti, e ci sono importi anche superiori ai 50 milioni di lire di debiti pregressi. Quindi evidentemente il continuare a gestire gli impianti senza gare probabilmente conviene, visto che, ripeto, tutti coloro che avevano diritto a chiedere un prolungamento lo hanno fatto. Il 3 aprile del 2000 si registra la seconda ondata di regolarizzazioni con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 2000, regolamento per la regolarizzazione o la revoca delle concessioni degli impianti sportivi realizzati da terzi su aree di proprietà comunale. Infine, il 7 novembre del 2002 si arriva al secondo regolamento, quello che è l'attuale regolamento. Nella norma transitoria, naturalmente, si prevedono ulteriori regolarizzazioni di concessioni scadute e di occupazioni senza titolo. Viene inoltre stabilito il diritto a un prolungamento per chi realizzi investimenti a proprie spese sulla base dell'articolo 8 e dell'allegato F del regolamento. Seguono naturalmente ulteriori proroghe e regolarizzazioni. Il debito pregresso risultante dai disciplinari di concessione redatti a seguito di questo nuovo regolamento, che sono stati formalizzati tra il 2004 e il 2013, è di oltre 7 milioni di euro.
Quindi a questi concessionari morosi viene data, oltre alla possibilità di avere una proroga, anche di rientrare del debito che hanno accumulato. In realtà sappiamo che alcuni di loro non lo faranno mai, ancora oggi sono morosi. Il 12 gennaio del 2006 si modifica ulteriormente il regolamento, viene interamente riformulato l'articolo 8, progetti di nuovi impianti e o potenziamento e miglioria di impianti esistenti, e si modifica l'allegato F. Cosa segue? Ancora una volta numerose richieste di autorizzazione a effettuare lavori in cambio di prolungamenti estremamente premianti per i proponenti. Il 12 aprile del 2006 viene approvato il codice dei contratti pubblici, il codice dei contratti pubblici di allora, approvazione del decreto legislativo numero 163/2006, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004 della Comunità Europea. Quindi da questo momento in poi, in sostanza, la legislazione europea e nazionale si disallineano rispetto a quella comunale. Quindi il regolamento da questo momento in poi prevede sostanzialmente delle condizioni non più in linea con le norme nazionali. Ciò nonostante seguono ulteriori richieste di proroga e appunto si origina questo disallineamento che poi verrà a creare, credo, circa una quarantina di casi che ancora oggi devono essere risolti. Nel 2015 nel frattempo nasce una seconda associazione di categoria, Gesis Lazio. Anche in questo caso cito il loro sito internet, e si descrivono così: la capacità di questo organismo si evidenzia nell'azione continua e pressante nei confronti degli uffici interessati e si esalta includendo al suo interno impianti e concessionari che rispecchiano l'onestà e l'impegno sociale volto al benessere della comunità. Entrambi i consiglieri del direttivo non sono concessionari di alcun impianto comunale, a dimostrazione di un grande operato legato al sistema sportivo della città e non a secondi fini o compromessi rivisti e risaputi. Nel 2016, in una conferenza stampa presso la Regione Lazio, si aggiungono ulteriori precisazioni, ovvero, cito testualmente, una volta si cercava di tutelarsi da soli, ognuno aveva il suo politico, la sua strada, il proprio orticello da curare. Noi siamo diversi, in sostanza, dicono questo. Il 18 aprile del 2016 viene approvato il nuovo codice dei contratti e finalmente il 15 marzo del 2018 verrà approvato il terzo regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, regolamento nel quale non sono più ammesse proroghe, non sono più ammessi prolungamenti, rinnovi, non sono più ammessi affidamenti provvisori che durano mezzo secolo. Non esistono più allegati F. L'individuazione del concessionario avviene attraverso avvisi pubblici, con criteri trasparenti e basati sul merito. Il canone è determinato tenendo conto di ricavi, investimenti e costi, mentre la durata delle concessioni è fissata tramite una pianificazione economico-finanziaria asseverata da istituti di credito, al termine della quale l'amministrazione pubblicherà un nuovo avviso pubblico. I concessionari morosi vengono revocati, così come coloro che non si adegueranno agli standard prestazionali minimi previsti nella Carta della Qualità del Servizio. Nelle premesse di questo nuovo regolamento è scritto una cosa importante, che l'amministrazione provvederà all'organizzazione degli uffici e alla formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Perché un'altra grande novità di questo regolamento è che infatti è stato scritto, non è stato calato dall'alto sulle strutture comunali, ma è stato scritto insieme a loro, proprio perché sappiamo che dopo 40 anni di politica che appunto ha fatto quello che viene descritto dalle parole di Gesis, è tempo finalmente di cambiare. E quindi siamo qui oggi a dare un cambiamento netto rispetto al passato e finalmente a guardare il futuro con grande ottimismo. Grazie.